ritrovato a Mario Coppetti. Oggi il collegamento per Rugby Magazine è addirittura al di là dei Pirenei. Siamo a Barcellona in Spagna per parlare di rugby femminile. Caro Mario, innanzitutto come va in Spagna con il Covid-19? Beh, qua abbiamo delle situazioni ben diverse. Per esempio Barcellona, quest'ultima settimana, questa qua, la Generalitat, il governo regionale, ha deciso che si può allenare, però non si possono fare partite né amichevoli né partite ufficiali se non sei in categoria professionista. Vuol dire in Serie A o in Eccellenza, tanto maschile come femminile, gli altri non possono giocare. E poi tutto il tema di ristorazione, bar e ristoranti sono chiusi per 15 giorni. Madrid ha lo stesso discorso ed altre città o altre regioni invece non hanno nessuna, c'è tutto il tema della mascherina, però non c'è nessun problema. Diciamo che siamo messi uguali anche in Italia, siamo sulla stessa barca. La puntata scorsa Rugby Magazine ha trasmesso una sintesi di un amichevole precampionato, un derby di Barcellona, nella quale le Gothics, la squadra che tu alleni, si sono imposte, mi ricordo esattamente il nome della tua squadra, il Santa Boiana. Sì, è la Santa Boiana, è la prima squadra del rugby in Spagna che ha giocato e si è ufficializzata come club, è la centenaria. Quest'anno, nel 2021, la Santa Boiana fa 100 anni di storia. Allora, com'è lo stato dell'essere del rugby femminile in Spagna? Beh, non so, anche se seguo un po' il rugby femminile in Italia, in Spagna abbiamo una realtà che sarebbe l'Eccellenza, dove ci sono squadre che cercano giocatrici dall'estero, e ci sono neozelandesi, sudafricane, francesi, inglese. Per esempio il CRA di Coruña ha fatto un contratto a una delle giocatrici inglese del 15 inglese, per cui si muovono dei soldi o almeno le opportunità di studio, di lavoro in Spagna. Per cui queste 10 squadre top, diciamo che sono a un livello un po' più al di là della realtà della Serie A e delle regionali. Poi la Serie A è una serie che è abbastanza carina, dato che c'è una concorrenza importante, ci sono almeno 6 squadre che bisogna giocare tanto tanto bene, perché hanno giocatrici che sono delle nazionali 7 o 15, per cui il livello è abbastanza carino. Poi sulle regionali ci sono sempre una o due squadre che sono più, molto più forti delle altre e gli manca qualche cosa per poter giocare in Serie A. E poi a livello regionale è una molto emergente, perché si sono create tantissime squadre in club e qualche club che è nato dalla squadra femminile e poi è arrivata la maschile. Per cui penso che la Spagna ha un buon futuro, un bel futuro a livello rugbistico femminile. Bisogna dire che la Spagna era nel Sei Nazioni finché non è arrivata per contratto l'Italia, quando l'Italia era nettamente inferiore alla Spagna. Poi l'Italia è cresciuta, tant'è che è al quinto posizione del ranking mondiale e arriva anche alla terza posizione. Mi rode ancora di essere stati estromessi. Tanto. Diciamo che non ci è fatto tanto piacere, anche perché il livello della Spagna a livello 15 è un livello notevole. Abbiamo vinto la Scozia, abbiamo fatto una buonissima partita con l'Irlanda, con la Francia a seconda il momento abbiamo vinto, abbiamo perso da 2-3 punti, per cui la Spagna a livello nazionale è una squadra molto potente. È molto potente. E anche il cambio di giocatrici che vengono, che hanno già sui 30, 38, 32 anni, e quelle giovani che arrivano, penso che in 2-3 anni la nazionale ancora farà un passo avanti. C'è un blocco di giocatrici tanto, tanto bravo, per esempio Amalia Argudo, che sta giocando a Tolona con contratto, gioca da 10 in Spagna, gioca da 12 perché c'è Patricia Garcia e Bimba che stanno giocando alla Lega Professionista inglese, per cui diciamo che
c'è un bel, come ti ho detto prima, ci sarà Un alto livello. un alto livello in Spagna. In Italia, domenica scorsa c'è stata la prima di campionato in Serie A femminile, adesso la pausa delle Sei Nazioni, c'è l'incognita se il campionato continuerà. Voi in Spagna che In incognite avete? Spagna Tra l'altro a livello maschile ci sono dei club che si sono maschile, anche ritirati, hanno chiuso. sì, questo weekend scorso si è giocato la finale della Coppa del Re tra Alcobendas e Salvador, che ha vinto Alcobendas a maschile, e questo weekend prossimo, il 25, 24, 25, inizia l'Eccellenza e il seguente weekend inizia la Serie A, e tutti i tornei regionali inizieranno il secondo e il terzo weekend di novembre. Le ragazze in Serie A si gioca normalmente una prima fase a livello regionale, che ci sono la Coppa Catalogna, la Coppa Valenciana, perché la Serie A femminile inizia sempre il secondo weekend di gennaio. E le femmine, il 15 femminile, inizierà il secondo o terzo weekend di novembre. E non c'è problema. Nessun, Quindi almeno dice che insomma, giorno d'oggi. A giorno d'oggi, dato che sono considerate categorie professionisti. ho capito. Consiglio Superiore dei Deportes e la Federazione hanno arrivato ad un accordo con una farmaceutica per fare i test a low cost, e la Federazione starà vendendo circa 5-6 euro per fare i test. Parallelamente al movimento femminile, tu a Barcellona segui anche un progetto formativo. Sì. Ce lo puoi spiegare com'è strutturato? Noi da 12 anni fa abbiamo iniziato il CT Rugby, che è il campus di tecnificazione di rugby. È nato da una mia apprezzazione sulla necessità di lavorare con i giovani fuori dall'intorno club. Con questo non voglio dire che i club non lavorino bene, però i club sono impegnati alla partita di domenica o al campionato. Noi quello che facciamo o proponiamo, e stiamo crescendo negli ultimi 4-5 anni tantissimo, è una settimana di lavoro come se fossero professionisti, invitando allenatori della Francia, per esempio Freddy Mazot, il direttore tecnico dell'Accademia del Clermont-Ferrand, è con noi, vengono i fratelli Ciorni, che vengono dalla UAR, che hanno lavorato con il 15, il Pampas, l'Argentina 15, perché sono allenatori di alto livello. Poi c'è Jesús Delgado, che anche è stato allenatore della 7 e della 15 della Spagna, e poi facciamo inviti ad allenatori o arbitri di livello nazionale e internazionale. Per esempio Barbara Guastini è stata con noi 2 anni, quest'anno è anche venuto Tito Donadio, che, come conoscerai, lui è arbitro sulla Ebra e anche sulla divisione Eccellenza catalana, e anche arbitra sulla Serie A. Per cui vogliamo che i ragazzi e le ragazze lavorino o abbiano l'esperienza di un professionista, tanto dall'aspetto di formazione degli allenatori. Non parliamo di giocate, non parliamo di sistema del gioco, ma parliamo di tecnica individuale e lettura di gioco. Si parla anche di alimentazione, si parla di lavoro al palestra, si parla di preparazione atletica, di come si deve riposare, quando si deve dormire, come vive un professionista. Da noi anche sono Formare lo venuti, sportivo praticamente. sì. Poi da noi anche sono venuti giocatori internazionali con la Spagna, che hanno giocato in Romania e in Inghilterra, come Emiliano Caglie, un giocatore che ha fatto da professionista sulla Lega Professionista inglese e sulla Lega Professionista rumena, che gioca anche con la nazionale spagnola. Per cui vogliamo dargli tanti punti di vista, non soltanto da allenatori, ma da preparatori atletici. Abbiamo un coach e psicologo sportivo, per cui hanno molti, Interessante. e sono 8-9 ore ogni giorno di lavoro. Analisi video, come devi analizzarti il tuo video una volta lo vedi, in che cose ti devi fissare per poter Per svolgere costruire meglio esattamente tutto. Senti Per cui Mario, diciamo che è in questo livello. il tempo è tiranno, però una piccola parentesi, una manciata di secondi per chi non sapesse come mai
Mario Coppetti parla così bene l'italiano, tu sei originario di Gemona del Friuli. Sì, di famiglia di Gemonese, sì, Ma non sei mai sono stato a Gemona però a visitarla? Sì. andato qualche volta, però non tanto come mia sorella, che per esempio è andata almeno una volta all'anno come minimo. Mio fratello Sergio e io diciamo che siamo un po' Però impegnati in Spagna. complicati. Sì. Bene, Mario, grazie del collegamento. Ci risentiremo non solo per gli aggiornamenti sul femminile, ma anche Ok. perché ne approfitto per farti i complimenti per la neoelezione a vicepresidente della European Beach Rugby Association. E parleremo anche di questo alla prossima puntata. Tante grazie Giancarlo. Ciao. Buonasera a tutti, oggi facciamo più che altro una riflessione che va a colpire in parte il rugby del Friuli Venezia Giulia. Il rugby italiano in particolare sta cercando di ripartire con la Coppa Italia. Coppa Italia che vede già innumerevoli partite rimandate. Vediamo squadre come il Mogliano che hanno un numero importante di contagiati, il Petrarca e altre squadre si stanno avvicinando a questa situazione, quindi molte partite sono rimandate. In che maniera tocca il Friuli? Il Friuli lo tocca perché è notizia di questa settimana che la FIRA addirittura ha rimandato di un paio di settimane per vedere l'evolversi della situazione all'inizio dei campionati di Serie A, Serie B, Serie C, C1, C2, giovanili. Il Friuli viene toccato in questo, viene toccato che c'è una riflessione sul fatto se in questo momento si debba realmente giocare. Certo, qualcosa una soluzione deve essere trovata perché altrimenti molte società non potendo riprendere l'attività l'unica cosa da fare sarebbe quella di chiudere. Certo è che ci dovrà essere una rivisitazione anche dei protocolli sanitari perché un sierologico una tantum mi sembra un po' riduttivo quando poi durante l'allenamento ci sono durante le partite ci sono impatti, ci sono contatti, ci sono placcaggi e allo stesso tempo ridurre a dell'attività singola senza poter interagire per i bambini alla lunga potrebbe essere difficile, allo stesso tempo potrebbe però permettere di lavorare su tutta una serie di aspetti, quali motricità, skills individuali e tutta una serie di cose che potrebbero inevitabilmente innalzare il livello. Certo che la parte ludica del rugby è fondamentale, quindi la riflessione deve essere questa. Come riusciremo a uscire da questa situazione? In che modo il rugby italiano riuscirà a riemergere da questa situazione di grande, grande difficoltà? Staremo a vedere il Friuli, staremo a vedere per quanto riguarda il top 10 della Serie A femminile, un passo alla volta. La speranza è quella che prima o poi si arrivi ad una soluzione e che tutto torni. Non dico come prima, ma quantomeno si possa tornare a fare quello che a noi rugbyisti piace, ovvero giocare alle prove e chi più ne ha più ne metta. A presto, grazie.